what we have to sell in Vancouver is nature. We don't have Big Ben. We don't have Buckingham Palace. We don't have, what's the famous theater here? Oh, yeah, we don't have that. Sorry. But we have beautiful, beautiful mountains, rivers, lakes, the ocean. The ocean is less than 10-minute walk from the school. Here's the sample schedule. People want to know what they're going to do every day. And very important information that's going to help you, the English-only policy. Everyone at the school must speak English-only all day. There's strict penalties if you disobey. And this is for your own safety. It says some more examples of what it looks like outside, but can you go ahead? I'll tell you, it's very boring. Yeah, I'll just tell you about our most popular programs. As always, General English, which is an integrated skills course for any level of student. So you don't have to worry if you don't have confidence yet. We have all the way from lower all the way to advanced students. And you can go ahead. And then, yeah, our next two most popular courses are our speaking clinic, the one after that, speaking test master. These are oral proficiency courses for students who studied at school but are not confident at all about speaking in English. Either they have no confidence in their vocabulary, or their pronunciation, or their ability to express a complicated idea. It's easy to have a talk over lunch about what you did on the weekend. It's much more difficult to discuss politics or the news, isn't it? So this is a course for those students to improve their oral fluency. They learn a lot of idiomatic speech as well, so that they sound more like native speakers and less like people who studied English from a textbook only. And then next, most popular, would be our English for International Business course. And this is also part of our work and study program. So students who take a work and study program typically study some general English, and they also study English for International Business. And this is an opportunity for them to learn real business English in an environment with students from other countries, so they can learn how things really work around the world. And then I'm not going to go through all the rest. Yes, English language co-op program, as was explained. Our students typically start by staying in homestay, and this is because it's the easiest thing to do when you arrive. You don't have to worry about where you're going to live. We're going to find a nice family for you that matches your needs. And most students who are coming for long term will stay at least 4 weeks in homestay. The homestays are very safe, convenient areas to the school, and you can enjoy living with a Canadian family. After that, if they're going to stay long term in Vancouver, they might get an apartment downtown. That's it. So I encourage you all to consider different options for your life and for your vacation, and come to Vancouver.
sentite? Allora, partiamo dalla fine, anche dall'inizio. Io sono partito per Vancouver dopo la laurea, da Vietro, quindi diciamo non super spendibile, partita fatta, sa cosa voglio dire, e lasciando un lavoro di giornalista che poi al ritorno non volevo poi più fare. Sono partito per tornare qui, e avere più carte da spendere, da giocare, per trovare un altro lavoro. Come sono tornato, ho partecipato a una selezione molto grande nazionale, selezionata a Roma, per un'organizzazione privata, pubblica, e ho partecipato in 7.000 alle cose che chiedevano, erano queste qua, le classiche: esperienza lavorativa, per la formazione scolastica e poi altre due cose: conoscenza delle lingue e esperienza all'estero. Ecco, su 7.000 tutte le facoltà, perché erano per tanti laureati, per cui ingegneri, economia, giurisprudenza, facoltà che erano più adatte poi per l'organizzazione dove apposi lavoro, hanno preso anche me. Da 7.000 sono passati 200, fatto poi il colloquio dove mi hanno detto esplicitamente della mia esperienza in Canada, e alla fine da 7.000 sono rimasti 50 e ce l'ho detto ancora. Adesso io non posso dire quanto ha contato l'esperienza di curriculum e tutto il resto, l'esperienza con cui, ma ha contato sicuramente. Senza quell'esperienza adesso io non lavorerei lì, almeno dove sono. Queste sono un po' la fine della storia. Vi dirò due cose sulla scuola, sull'inglese, sul lavoro che io non devo fare perché non avevo visto, ma che mi hanno offerto lo stesso, tanto per avere una mezza idea di quale possono essere le possibilità. E poi sulla vita di Vancouver, poi ovviamente quello che volete chiedere è intanto l'inglese. Io ho frequentato ITI per 10 settimane. Mi sono trovato molto bene. Adesso quello che vi ha detto Sherry è da confermare in toto, nel senso eravamo in pochi, quindi vuol dire che non dico che ero amico dei professori, ma c'era un rapporto molto diretto, molto, se avevo un problema andavo a chiederlo a loro, perché essere, io sono partito da solo, essere da solo in Canada non è insomma neanche semplice, nonostante tutti gli aiuti. Insomma, un'attenzione sicuramente. Io ho svolto questo corso qui, la mattina facevo il general English, per cui facevo un po' di tutta la grammatica che serve, e io non studiavo inglese da 5 anni, per cui dovevo riprendere la vita. Letture, vocabolario e speaking ovviamente. Pomeriggio ho scelto sempre un corso specializzante, o per qualche settimana ho fatto speaking, per qualche settimana ho fatto writing, per 6 settimane ho fatto la preparazione all'IELTS test, contesto internazionale, che è quello che poi ho scritto quando mi hanno chiesto il curriculum, e per cui ci si può anche iscrivere per esempio i dottorati all'università americana, inglese, eccetera, eccetera, e di cui la scuola fa una preparazione specifica che serve, come fare l'esame di guida, l'IELTS o il TOEFL, come si chiama l'altro. Bisogna sapere fare due esami, non occorre sapere l'inglese. Cioè non basta sapere bene l'inglese. E insomma, io sono stato preparato e l'ho passato con un grado molto alto, non mi aspettavo. E non dico che opportunità, cioè poche di fortuna del genere capitano tutti i giorni, però a me è capitato così senza cercarlo, per cui non è il paradiso terrestre, però si tiene le antenne dritte, ci si guarda in giro, si cerca di parlare con le persone per strada, così si dice, nei luoghi pubblici, al bar. Io andavo al bar da solo, quando non ero con gli amici, nessun problema, si capitava tranquillamente di parlare con il vicino di tavolo e poi stare insieme in quel senso. Questo è un po' lo spirito che c'è
Adesso per parlare non è più in fondo, dico l'unico punto debole di Vancouver, piove. Però, nonostante sia lontana, si pensa da noi, si pensa al freddissimo, io va bene, sono stato la primavera estate e a luglio ad agosto andavo in spiaggia e andavo in prima con i brasiliani che hanno molto molto di freddo. Per cui non era strano se sabato mattina andavo in spiaggia sull'oceano, spiaggia libera, bellissimo, e pomeriggio prendevo e andavo nella montagna che era lì dietro Vancouver, mi facevo il mio trekking, una salita ben impegnativa, arrivavo in cima alla montagna, vedevo un panorama bellissimo della città e dell'oceano e mi vedevo i corsicristi che, vabbè, dove andavo io erano una zona visitata, insomma una cosa commovente, ma che se andate fuori insomma, può essere che vi incontrate anche nella natura e non c'è neanche da aver paura, basta non fare mosse avventate, insomma. Ecco, adesso finisco la natura, una cosa spettacolare, l'oceano, le balene, le foche che sono nel porto, sto camminando nel parco, c'è un parco enorme, Vancouver, il centro di Vancouver è metà metropoli con il grattacieli e la spiaggia, e metà un parco enorme, si chiama Stanley Park, scoiato di ogni dove, da sfumare questo parco, per cui le foche, le balene non le ho viste lì da un'altra parte. Mi è capitato di vicino al centro dove c'è la galleria, il museo, vedere una puzza da passare. Tutte cose totalmente normali, la gente neanche si fa capo. La puzza è sì perché bisogna starci distanti, ma non si fa da passare. Si dà meravigliosa di vedere le persone, due ragazzi italiani incontrati che sono state a Vancouver, ci battiamo le spalle e mettiamo insieme perché siamo tornati indietro, perché è veramente persone, le opportunità, ma anche le opportunità per divertirsi. Se mi piace la musica, là ci sono un sacco di locali dove ascoltare la musica gratuitamente. Ci sono locali di tutti i tipi, mi piacciono le discoteche, ci sono le discoteche, mi piacciono i locali folk, ci sono i locali folk, i locali rock, eccetera, eccetera, secondo dei quartieri. E se volete poi entro nel dettaglio. E poi ci sono anche grandi eventi, perché comunque Vancouver nel nord-ovest del Nord America è una città importante, insieme a Seattle che è vicino, e per cui a me piace lo sport, mi sono visto il calcio americano e il football, sono andato a Seattle per il baseball e non è come andare allo stadio in Italia, insomma ci vanno i bambini, c'è l'animazione, ci sono tutte quelle cose che tutti vogliono e poi ci sono grandi concerti, grandi spettacoli, non so, mentre ero lì sono venuti Metallica, erano anche Giovanotti, insomma, vabbè, non vado oltre, ci sarebbero un milione di cose da dire, al limite non chiedete, sono a disposizione anche dopo se o su Facebook o per telefono avete qualche dubbio. Ecco, io divido la mia vita tra un pre-Vancouver e post-Vancouver. Torni un'altra persona, torni una persona migliore, io racconterò esperienze. Ma tutte le persone che ho incontrato là e con cui sono rimasti in contatto, brasiliani, coreani, giapponesi, svizzeri, spagnoli, sono tornati più arricchiti, sono tornati persone molto molto diverse. Ecco, io ho trovato un lavoro e sicuramente ho usato un po' questa cosa, oltre per le competenze, per il curriculum, anche per come io adesso mi approccio alle persone, al lavoro, a tutto quello che capita. E per dire, un altro esempio concreto, la mia compagna spagnola, che era in Spagna, sapete qual è, come sono le condizioni del mondo del lavoro, per
noi abbiamo finito la nostra presentazione, siamo a vostra disposizione per le vostre domande, i vostri dubbi o per ulteriori informazioni. Non so se l'avevi detto Simone, tu quanti mesi hai frequentato e qual era il tuo livello quando sei partito e il tuo livello quando sei tornato? Ho fatto 20 settimane. Ho fatto 20 settimane e sono 5 mesi più o meno. Sono partito con il livello intermediate, per cui sarà un B1 probabilmente, e sono tornato con questa certificazione IELTS livello 8 su 9, che non so cosa ci dico, C1. Ecco, per cui in 20 settimane. Non nascondo che a scuola non è che mi rovinavo la giornata, e io alle 4 uscivo, era che andavo via con gli amici alle attività, oppure in spiaggia, oppure in locali, ma anche stare al bar tutto il pomeriggio a lavorare, a leggersi un libro, anche a fare compiti, tra virgolette, che sono, non ci perdi il lavoro, sono neanche due minuti. E poi però è importante parlare con i canadesi, guardare la TV canadese, non importasse con l'uso di guardare gli interpianti. Io ho imparato tantissimo l'inglese guardando i Friends. In questo momento ci sono due studenti italiani, due studenti
assolutamente indispensabile per poter fare un internship, quindi un'attività di stage qualificato, raggiungere o avere già un livello di conoscenza dell'inglese intermedio avanzato, quindi sicuramente almeno un B2 al momento nel quale si inizia l'internship. E questo è un requisito sicuramente richiesto, per cui la durata del programma che si andrà a svolgere spesso dipende anche dal livello di partenza della conoscenza della lingua. Probabilmente, adesso non ricordo il caso di Simone, ma forse non l'avete preso in considerazione, probabilmente forse perché avete un livello iniziale di inglese. Volevo mettermi a posto in inglese una volta per tutte, perché volevo tornare qua. L'altra cosa che volevo dire rispetto all'esperienza di questi due studenti che in questo momento abbiamo a Vancouver è che le autorità canadesi sono sicuramente molto disponibili e molto cordiali, però sono molto rigide. Mi collego a quello che diceva un po' prima Simone, che per esempio il lavoro viene offerto anche a chi non ha il visto. Io come consulente ho l'obbligo di dirvi che non prendete in considerazione queste possibilità, perché il Canada è un paese dove c'è sicuramente accoglienza, c'è sicuramente molta cordialità, molta educazione, molto rispetto, ma anche molto rispetto delle regole. Per cui chi sbaglia paga, paga subito e paga anche molto pesantemente. Per cui se per caso c'era un'offerta di lavoro di questo tipo per lavorare anche in un locale, vi consiglio di non accettarla se non avete visto che vi consente di fare questo tipo di attività, perché potreste non solamente avere problemi immediati, quindi magari un rimpatrio subito in Italia, ma anche problemi in futuro per ritornare in Canada o per andare in altri paesi dove è richiesto l'ottenimento di un visto, anche per un visto temporaneo per di turismo o di business. Ci tenevo appunto a dire questo, e lo dico tanto più riguardo all'esperienza appunto di Francesca e Alberto, che al momento sono a Vancouver, che purtroppo, nonostante avessero un ottimo livello di inglese in partenza, nonostante avessero mostrato e presentato documentazione che comprovava la loro solidità finanziaria, il visto studente a loro era stato inizialmente negato. Loro stanno facendo questo programma attualmente grazie alla Working Holiday Visa. Per cui sono sicuramente molto rigidi e molto selettivi nella selezione degli studenti, quindi vi invito a seguire le regole e magari a dimostrare completamente di essere delle persone affidabili per la